È stata una messa di Natale quella che ha celebrato Sua Santità Papa Francesco, ovviamente nella Basilica di San Pietro nel Vaticano, bella, dove il nostro amato Santo Padre ha pensato soprattutto alla guerra, ossia al conflitto tra Russia e Ucraina, Ucraina-Russia, che continua purtroppo ad esserci. Vi ricordo che la guerra è scoppiata nel 24, nel 25 di febbraio 2022 e ancora oggi questo conflitto continua ad esserci. Un conflitto che ha prodotto una quantità incredibile di morti, che ha prodotto una quantità incredibile di feriti e che ha prodotto tensioni, paura e tutto quello che di brutto può creare una guerra, ok? Un conflitto. Ma ha rivolto anche un appello, o meglio, un pensiero forte e stretto ai bambini che purtroppo sono letteralmente divorati da queste guerre che non portano ovviamente nulla di buono, travolti anche al tempo stesso dalla povertà, no? Siamo tutti, diciamo così, benestanti, tra virgolette, no? In Italia comunque chi più, chi meno, si festeggia il Natale, no? Senza paura, no? Comunque scambiandoci regali, scambiandoci tutto, no? E questo invece è un qualcosa che ovviamente porta una nuova luce negativa, un occhio negativo e cinico, a mio avviso, per quello che è il percorso presente del Natale. La cosa che ha colpito però di più di questa messa di Natale che il Santo Padre ha tenuto nella Basilica di San Pietro è il fatto che Sua Santità, il Vicario di Cristo per eccellenza, proprio lui, il nostro amato Papa Francesco, è entrato all'interno della Basilica di San Pietro, non con le sue gambe, ma pensate, udite udite, sulla sedia a rotelle. Una vicenda questa che ha dell'incredibile e che ci porta a compiere una riflessione ed è il grado di sofferenza che il Santo Padre riscontra. Ecco, non aggiungo altro. Eppure, per il fatto che c'è questa sofferenza, lui stesso va avanti, con le forze, con la grinta, con il carattere, con la tenacia che lo contraddistinguono, andando a fornire una messa bella e soprattutto lasciando in noi piene emozioni. Bene, complimenti al Santo Padre, auguri di Santo Stefano a lui e a tutti voi, utenti di YouTube. La reale donata è tutto, ciao a tutti.